Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial di Tutorial Caccioli sul linguaggio C. Oggi vedremo come si tratta il preprocessore, ovvero tutta la parte verde che vediamo scritto prima della funzione main che abbiamo visto tutte le volte precedenti. Le volte precedenti, ovvero abbiamo soltanto pensato a come si lavora all'interno della funzione main, quindi come si dichiarano variabili, come si scrive a video, come si prende in input, eccetera. Invece oggi analizzeremo il preprocessore che prima utilizzavamo soltanto per includere le due librerie, standard input output e standard lib. Ho messo il carattere un po' più grande, quindi penso che si veda, nel dubbio la faccio ancora più grande. E non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Alla fine di questo video, tra l'altro, ecco, perfetto. Alla fine di questo video, tra l'altro, ci saranno anche le domande utenti, esattamente come nello scorso video. Bene, direi subito di cominciare ad analizzare questo codice, che è un semplicissimo codice per calcolare, dunque, la circonferenza di un cerchio dato da input e raggio. Ma la parte più importante è la parte sopra, ovvero questa roba qui. Noi dichiariamo, includiamo prima le due librerie, standard input output e standard lib. E poi, queste sono cose già viste, insomma, va bene. Tutti questi sono tutti commenti e robe varie che potete anche non guardare, non mettere se voi state facendo cose, va bene. Invece, abbiamo nella terza riga, io ho scritto ifndef, che sembra una parolaccia, ma in realtà è una cosa molto semplice. L'insieme di if, poi not. E poi defined, non ho voglia di scriverlo, e basta. Quindi, if not defined, se non è stato definito, quindi precedentemente, il size, che sarebbe una costante, se non è stata ancora definita, io praticamente dico al computer di definirla. Ovvero define size 10. Cosa vuol dire questa scrittura? Questa scrittura vuol dire definisci, ovvero sappi che, come dire al computer, sappi che prendi per ipotesi questa cosa. Definisci la parola size, ovvero che potrebbe essere il nome di una variabile, per esempio, ovvero taglia, vuol dire 10. Questa cosa non ci serve a niente, nel senso che è soltanto per vedere un if fatto da preprocessore. Quindi definisci il size e quanto vale questo size 10? Non servono uguali, non serve nulla, assegnazione, niente. Basta scrivere define size 10. Anche senza questo ifndef e questo endif, insomma, è abbastanza facile da capire, vuol dire fine dell'if, fine di questo ciclo di definizione. Quindi questo endif determina la fine della cosa, della niente, va bene. Della definizione di size, che come ho già detto non serve a nulla in questo programma, è solo per far vedere come si fa a definire qualcosa. È preferibile questo metodo, ovvero dell'ifndef, nel senso se per caso io stessi lavorando con un progetto, ovvero con tanti file diversi e un sacco di altre cose, è utile usare l'ifndef perché se è già stato definito, definirlo due volte sarebbe inutile e probabilmente darebbe pure errore. Quindi ifndef è più preciso, ma visto che noi lavoriamo con un file solo, per rendere le cose pure più semplici, noi togliamo tutta questa roba via. Va bene. E quindi possiamo mettere anche solo define size 10. Ma come ho già detto, visto che non serve a niente neanche definire il numero size, togliamo pure quello. Diventa tutto più corto. Togliamo i commenti, quanti commenti, mi sentivo in vena di commenti. E poi, qui questo non è processore, infatti io in C ho scritto un commento, infatti scrivere i commenti in C è proprio da me, not processore, ovvero questo non è processore,
Niente, questa è la dichiarazione di una costante. E a cosa serve? Serve a dire esattamente come quel size, che è costante, ovvero che se io non posso dire che quello cambia nel corso del programma, perché è una costante. Anche questo pi, che starebbe per pi greco, è una costante di che tipo float. Quindi io posso scrivere const float ed è una variabile, anzi una costante, visto che c'è scritto const, però dichiarata fuori dal main, ovvero da questa funzione. Quindi vuol dire che lo può usare tutto il programma, diventa pubblica e non solo strettamente del main. Ma questo poi lo vedremo più avanti quando faremo le funzioni esterne al main, e vabbè. Poi. Definiamo la versione 1, definiamo il nome versione, ovvero la versione di questo programma, visto che è 1, noi la definiamo come versione 1. E poi diciamo che se non è stato definito il numero versione, ovvero la costante versione, allora ci deve stampare, non a video, ma tra gli errori, ovvero io scrivo hashtag error, non è stato specificato il numero versione. E basta, e poi finisce l'if. Questo è quello che faccio. Quindi, noi adesso abbiamo definito il numero versione e basta. Tra l'altro, questo hashtag serve a definire una costante di testo, ovvero questo include così, ci pensa poi il computer, insomma, fa tutto quello che deve fare, eccetera, eccetera. Quindi, adesso abbiamo questo p che abbiamo definito scrivendo const float. Come avremmo potuto fare altrimenti? Avremmo potuto fare esattamente come prima, potevamo scrivere define p 3,1415. 92 eccetera eccetera. E poi entriamo invece nella vera e propria funzione, quindi la funzione main, che è la funzione principale del programma, e scriviamo float raggio uguale a 0, ovvero il raggio del cerchio per ora è uguale a 0, perché noi non abbiamo ancora dato nulla, noi stiamo solo dichiarando e inizializzando 0. Un altro float circo, che starebbe per circonferenza, altrettanto uguale a 0. Perché io li inizializzo uguale a 0? Perché se non li inizializzassi potrebbero esserci dei problemi poi per il programma, visto che niente. E poi printf versione numero e mettiamo il numero della versione, giusto per utilizzare questo define che abbiamo usato nella lezione di oggi sul preprocessore. E va bene. Poi quindi la versione, e poi printf inserisci il raggio del cerchio, va a capo e prende in input un float, perché il raggio, sì, il raggio è un float, come abbiamo scritto qui. Quindi noi prendiamo in input e mettiamo quello che abbiamo preso in raggio. Si scrive con le commerciale raggio. Ricordatevi che non mettere le commerciale è un errore grave, perché ci si imbatte in un errore logico del quale molto spesso non ci si rende conto, perché quando mettiamo le commerciale raggio intendiamo vai a mettere nella memoria RAM il raggio, ovvero nell'indirizzo del raggio, perché le commerciali significa indirizzo del raggio, metti il numero che ha preso da input. Quindi, cos'altro dire su questa roba? Sì, non metterlo, poi viene fuori una scritta, il programma, come l'avete chiamato? Io l'ho chiamato preprocessore, preprocessore.exe ha smesso di funzionare, Windows è alla ricerca della soluzione di un problema che poi non trova, perché è un errore proprio di codice, logico e non sintattico. Quelli sintattici vengono sempre scritti qua sotto, ovvero dove una volta compilato vengono i messaggi di errore, quando si sbaglia qualcosa. Il massimo che può fare un compilatore e scrivere quelli sintattici, e qui abbiamo fatto questa cosa. Poi la circonferenza. La circonferenza sarà uguale a un float, quindi facciamo un casting, e
E scriviamo, se vabbè, volete vedere la video lezione sul casting, andatela a vedere, tanto la trovate, non lo so, adesso vediamo, non so come si facciano i collegamenti tra video nei video miei, però non lo so, se vedete tipo qui un finlandese, voi potrete cliccarci sopra probabilmente e andare sul video del casting. Perfetto. Poi, printf, circonferenza uguale per cento 5.10f. Cosa vuol dire questo 5.10? 5.10 vuol dire che deve mettere un float. E prima della virgola ci possono essere al massimo 5 cifre e dopo la virgola necessariamente 10. Piuttosto sia che siano anche tutti zeri, ma io ne voglio 10. Questo è quello che io ho detto poi, perché ho messo il pi greco lungo un'esagerazione, quindi ho messo 10 cifre e vabbè, niente. Poi lui fa l'approssimazione, se noi lo usiamo e niente. E quindi, poi system pause, classico per fermare il programma durante l'esecuzione, e poi return 0 e così il programma si chiude. Compiliamo ed eseguiamo. Compilazione. Versione numero 1, perfetto, lo mettiamo qua in mezzo. Inserisci il raggio del cerchio. Io metto 1, un raggio 1. La circonferenza sarà 2 volte il pi greco per il raggio, ovvero come ho scritto qui, 2 per pi per raggio. Perfetto. Poi, e quindi lui mi stampa a video il numero 6, virgola 28, 31, 85, approssimato perché solo 10 cifre dopo la virgola. E poi premendo si chiude. Bene, quindi questo era il preprocessore. Poi possiamo fare ancora una cosa, visto che questo if not def versione, allora scrivi un errore, vediamo che cosa scrive se per caso non definiamo versione. Come si fa a non definire versione? Cancelliamo questa riga, anzi, visto che non ho voglia poi di riscriverla, noi la commentiamo. Così il compilatore la salta e niente. E quindi pensa che versione non sia stato definito. Compiliamo di nuovo. Ed eccoci qua. Hashtag error. Non è stato specificato il numero versione. È esattamente quello che io ho scritto dopo hashtag error. Anzi, proprio tutta questa linea. E poi, vabbè, l'errore successivo è versione undeclared first use in this function, ovvero nella funzione main non mi è mai stato detto che cosa è versione. Per togliere quella cosa lì possiamo fare un int versione uguale a 1. E sì. E così dovrebbe andare via il problema nella funzione main e rimane soltanto quello che io ho scritto prima, perché non è stata definita la versione, è stata definita solo all'interno del main e non nel preprocessore, che è quello che oggi stiamo vedendo. Bene, quindi noi togliamo questa versione e togliamo il commento per togliere l'errore. Quindi, ricompilando ed eseguendo, lui ci dice versione numero 1, ovvero la versione che abbiamo dichiarato prima, è sparito. Poi io per esempio metto 0.5 e lui mi scrive che la circonferenza è uguale a 3, esattamente come è scritto qua, tranne le ultime cifre che sono approssimate, 3,1415, giusto? Sì, 92, perfetto. 74, qua invece 65 e 10, che qui invece 35. Quindi le ultime quattro cifre sono approssimate. E niente. Benissimo, questo video di C può finire qui. Ok, spero che questo video vi sia stato utile e noi ci rivediamo tra poco a rispondere alle domande degli utenti. Se per caso, quando vi ho detto di quel collegamento cliccando sul finlandese, non mi fosse riuscito, perdonatemi veramente tanto, ma vuol dire che non ho capito assolutamente come funziona YouTube. Troverete comunque il link in descrizione. Quindi vi saluto, ci vediamo tra 0,7 secondi a rispondere alle vostre domande.
domande. Ciao. Bene ragazzi, eccoci arrivati alla parte del video che dedico alle domande degli utenti. E quindi niente, intanto per prima cosa, prima delle domande, volevo ringraziarvi perché siamo già in 50 con 7 video, questo è l'ottavo e quindi veramente vi ringrazio con tutto il cuore. Però direi di passare direttamente alle domande. Matteo Evangelisti chiede: Cacio, se esistono i messicani, esistono anche i Ronaldo Gatti? No. Esistono i finlandesi. I finlandesi. Kevin Leon invece scrive: Ehi Cacio, chi è il fratello di Onyx? Beh, dai ragazzi. Questa non possiamo non saperla. E il Pokémon. Onyx è il Pokémon di tipo roccia, lì come cacchio è? Onyx è quello di tipo. Il fratello di Onyx è quello di tipo acciaio. E si chiamava Inox. Roccoruocchio invece scrive: Ma se io mi nutro e tu ti nutri, Frank Sinatra? Beh, penso che ci sia un solo modo per rispondere a questa domanda. Emanuele Sacchetti invece scrive: Cacio risponde. Allora, io non uso questo hashtag. Se dovete scrivere Favi risponde, scrivetelo a Favij. Se volete, però, possiamo crearci un hashtag per le domande, tipo domande del cacio. Non lo so, ditemi nei commenti oppure suggeritemene altre se preferite altri hashtag di altro tipo. Comunque, Manuel Sacchetti chiede: Ma se una donna ha il ciclo 3 volte al giorno, vuol dire che è un triciclo? E caro il mio Emanuele Sacchetti, no. Se una donna ha il ciclo 3 volte al giorno, vuol dire che è un rubinetto e che perde. Lorenzo Toma invece scrive: quando inizierai la gestione file? Ragazzi, la gestione file più avanti. Adesso stiamo facendo proprio le cose semplici, la sintassi di base. Poi penso che oltretutto adesso la serie andrà avanti e andrà avanti di sicuro, ma sarà un pochino più lenta perché magari a parte mi devo concentrare sulla scuola, poi magari farò anche video di altro tipo, quindi qualcosa di Minecraft, mettiamo. Per fare un esempio, oppure qualcosa del DOS, come avevo già detto nello scorso video, che io continuo ad avere questa voglia di fare qualcosa di DOS, quindi poi vedremo. Comunque la gestione file con molta calma. Scattishock invece scrive, anche lui Cacio risponde, già detto: Ma se chiamo il mio cane Chuck, si gira? Beh, non se si chiama Antonio. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video tutorial con le domande degli utenti e vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto il video e commentare con, abbiamo detto, gli hashtag che ci servono per fare un hashtag tutto nostro, quindi delle proposte per fare degli hashtag e soprattutto le domande per il prossimo video. Io vi saluto, vi ringrazio ancora perché siamo in 50 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Thank you.